Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: dopo 24 ore folli Soleil Sorge è intervenuta per chiarire e zittire tutti definitivamente. Che cosa ha detto l'ex Geffina? Soleil Sorge è l'ex Geffina della quale si continua a parlare moltissimo. L'influencer ha avuto un grandissimo successo di visibilità e affetto da parte del pubblico, ma nelle ultime ore è sbottata denunciando pubblicamente una fake news. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. Soleil Sorge ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Al conduttore deve moltissimo, perché l'influencer è su tutti i rotocalchi principali settimanali e si parla moltissimo di lei con grande affetto e anche con qualche polemica. Che se ne parli bene o male, Soleil è stata la principale protagonista del reality di Canale 5 e subito dopo ha partecipato come opinionista alla Pupa e il Secchione di Barbara D'Urso. Per lei i progetti non sono mancati e pure le telefonate bollenti, tanto che nelle ultime 24 ore è successo davvero di tutto. Scopriamo insieme che cosa ha dovuto fare l'influencer per difendersi. La Sorge ormai è un punto di riferimento nel web come influencer e nelle ultime settimane sta sponsorizzando la sua linea di costumi. Per lei il 2022 è stato un anno davvero speciale e quotidianamente si parla di lei, a volte anche con qualche gossip o indiscrezione di troppo. L'ultima notizia ufficiale che la riguarda è la telefonata incandescente di Signorini per farle condurre il GF VIP Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Saranno una coppia all'altezza dello show? Sicuramente sono entrambi esperti del reality e ci faranno divertire con la loro ironia pungente e le loro indagini sui prossimi vipponi che entreranno nella casa. Nelle ultime folli 24 ore però il gossip c'era andato giù pesante ed era stato svelato che Soleil sarebbe stata la nuova bona di Avanti un altro. Invece è stata Sophie Codegoni a aggiudicarsi il ruolo accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Da qui è iniziato una sorta di veleno contro Soleil, al quale invece era imputata il ruolo su Canale 5. La Sorge è così sbottata e ha voluto zittire così. Mai fatto provini per Avanti un altro. Ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno con malizia tende ad assegnarmi. A molti utenti questa è sembrata una vera denuncia pubblica di fake news, ma la velata frecciatina che lancia Soleil non è sfuggita a nessuno. Il ruolo della Bona infatti sarebbe un ruolo di apparenza e poca sostanza secondo il parere del pubblico. Perciò l'ex Geffina è stata avvolta dai veleni di alcune persone che l'hanno invece considerata perfetta per quel ruolo, bellissima, ma zitta. L'influencer non ha bisogno di dare alcuna spiegazione perché in 5 mesi di reality il pubblico ha compreso perfettamente, che oltre ad essere bellissima è dotata di intelligenza, dunque non solo buona. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.